Bentornati a tutti. Oggi è martedì, 24 gennaio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Gemelli. Segno fortunato. Una giornata perfetta e piena di novità. Eccola qua la vostra giornata perfetta, con i due luminari, il sole e la luna nuova, entrambi in acquario, segno d'aria in trigono al vostro, pronti a regalarvi un accordo con Venere ali di farfalla multicolore. Senza nulla togliere alla profondità di pensiero, però, grazie a Saturno che li affianca e frena quella superficialità di cui molti vi accusano. Lievità e leggerezza non sono la stessa cosa e voi lo sapete bene. E così, oggi svolazzate di fiore in fiore, posandovi delicatamente sui petali giusto il tempo necessario per aspirarne l'essenza. E poi via, a gustare altri colori e ispirazioni, sempre abilissimi nel scegliere il meglio. Benone anche il lavoro, i colleghi vi danno credibilità e voi ripagate con un atteggiamento gentile e disponibile, fronte unito contro qualsiasi evenienza. La felicità, un rapporto cresce e matura, una coppia nasce con buone prerogative e un concreto futuro. Armonia e annuncio di fidanzamento, matrimonio, convivenza. Gioie profonde in amore che si consolidano e sfociano in rapporti felici e duraturi. Ritorni in amore, gioie condivise, rappacificazioni importanti e definitive. I single presto avranno un nuovo amore e una nuova vita felice. Lavorate per smentire le dicerie sul vostro conto, avrete tante opportunità di farlo che non vi resta che coglierle a volo. Magari è solo frutto di qualche invidioso. Un giorno potreste pentirvi della decisione sbagliata che potreste prendere oggi, non abbiate fretta di decidere e non scaricate sugli altri le vostre angosce. Siate onesti con voi stessi e cercate di recuperare quel rapporto con chi sapete così importante per voi. La luna ti renderà romantico e sognatore. Serata serena e gradevole. Ciò che è magico, occulto, spirituale sarà importante per te e avrà un particolare fascino. State alimentando una situazione pericolosa che potrebbe deflagrare e arrecarvi danni imponenti, siate più generosi con voi stessi riconoscendo che la situazione che state alimentando vi porterà sicuramente su strade sbagliate. Se soffrite perché pensate che il vostro partner non vi pensi a sufficienza o, peggio, sia egoista, fate in modo che oggi non si accendano litigi, non servono questi, ma solo tanta buona volontà nel cercare di risolvere qualche problema di fondo. Molte cose potreste fare solo se provaste a sgombrare il cuore dalle macerie di sofferenze passate e a ripulirlo da inutili quanto dannose emozioni. Cercate di essere liberi, di mente e di cuore, il nuovo vi aspetta e verrà presto. Contate fino a 10 prima di affrontare una persona che vi ha deluso. Potrebbe non avere tutte le colpe. Oggi tutto sembra essere comunque noia, cercate di distrarvi e di concedervi quale ora di relax in pace. Vi sentirete disponibili e partecipi a quanto avviene intorno a voi e tutto procederà per il meglio. A fine giornata potreste essere addirittura osannati dai vostri colleghi, dagli amici, o comunque dalle persone che hanno ammirato un vostro intervento. È il momento di mostrare il vostro lato tenero a quella persona che vi interessa, perché possa cogliere la vostra vera natura e il cuore generoso dietro le parole. Sapete essere di conforto agli altri e questo vi fa onore, considerando che vi capita anche di dover riparare ad errori non commessi da voi. I passaggi planetari mostrano oggi posizioni benefiche per il vostro segno. Sole e Venere, Luna e Urano vi spalleggiano con tutto il loro contributo vantaggioso. Molto buona la forma psicologica e lo stato d'animo complessivo. Non vivi blocchi assoluti, ma semplici amarezze penso a chi riteneva di dover iniziare un progetto e invece sta vivendo ritardi e imprevisti. Ma anche a chi deve mettere un po' di ordine nella propria vita, soprattutto se nel 2022 ci sono stati problemi di tipo legale o finanziario. Le vostre possibilità stanno aumentando in campo professionale, ma dovete essere più veloci e cercare di fare tutto il possibile per prendere più feedback possibili. Se continuerete a restare inermi nulla accadrà. Anche se non volete fidarvi al 100% delle persone che vi sono intorno, non significa che non possiate fidarvi di voi stessi.
basta prendere delle decisioni e mantenerle fino alla fine, anche quando non sembrano le migliori in assoluto. Luna d'aria in trigono al vostro segno, simultaneamente abbracciata a Saturno e a Venere, due nature contrapposte, la sostanza e l'apparenza, lui la pratica, lei l'estetica. Ideale per rimettersi in carreggiata, raggiungere la città dove si ha un'occupazione fissa o partire per la filiale o per un meeting di alto livello dove avrete una parte significativa. Sensibilità alla moda, esterofili, amate le fogge esotiche, che portate con eleganza e disinvoltura. Amore ed Eros. Date amore senza pensare a quanto ne ricevete e proprio per questo ve ne ritorna almeno il doppio, accanto a voi la persona giusta, capace di amarvi, sostenervi, proteggervi, capirvi. Sembra un romanzo e invece è la bellissima realtà. Il lato più interessante è che pur essendo così uniti, vi mantenete indipendenti l'uno dall'altro, liberi di pensare e agire secondo l'intendimento personale. Cari gemelli, per voi si preannuncia una settimana discreta. Niente di entusiasmante, ma potrebbe andare peggio. Nella vita di coppia qualcuno cerca stabilità, mentre nel lavoro quello che inizierà nei prossimi giorni sarà il periodo ideale per pensare a nuove idee. Nuovi progetti all'orizzonte. Andateveli a prendere. Certi dispiaceri del passato continuano a ritornarvi in mente perché si tratta di situazioni che non siete mai riusciti a chiarire. Se razionalizzaste quanto accaduto, forse non vi causerebbe così tanto rancore. C'è aria di frizzante sfida e di divertimento nella componente erotica della vostra vita oggi. Sono avvantaggiati ovviamente molto di più i single di chi invece ha una storia di lunga durata. La permanenza di Venere e di Giove nel segno amico dell'Acquario vi manifesta i suoi effetti portentosi adesso. Vi piace mettervi in gioco in amore e scommettere come se foste su un tavolo da gioco. Puntate con grande audacia su chi vi ha colpito e sarete sicuri di non fallire. Più difficile, come sempre per voi, riuscire a mantenere alto il livello di interesse passionale o addirittura sentimentale, di attrazione a tutti i livelli, per la nuova preda che vi è capitata a tiro. Lavoro e denaro? Trattative promettenti, la fortuna vi viene incontro sul viale del commercio e nella piazza degli affari. Cogliete al volo il suo input e non avrete da pentirvene, guardando all'estero, soprattutto ai mercati emergenti, azzeccherete la mossa vincente. Benone studi e spostamenti, ma occhio a non fare il passo più lungo della gamba. Attendete un finanziamento entro pochi giorni che potrebbe cambiare il vostro stato, ma intanto non riuscite a lavorare con la giusta serenità per la paura che non arrivi. Procedete con attenzione alle spese. Un'ottima prospettiva di guadagno si fa strada, grazie a una proposta arrivatavi da un amico competente in ambito finanziario. Ci pensate su e date una risposta entro un paio di giorni. Saturno, nel segno delle transazioni anche quelle di carattere economico, l'Acquario, vi aiuta a riflettere e a trovare la risposta giusta. Benessere. Sani, belli e felici, una situazione quasi magica, di quelle che capitano di rado. Perciò afferratela a piene mani e gustatela, come frutta esotica matura. Sperando che non finisca mai. Nessun malanno all'orizzonte, al massimo un po' di fatica visiva dovuta a troppe ore trascorse al computer. Una lezione di yoga potrebbe trasportarti in un luogo insolito dove trovare fiducia e calma. Fai un bilancio della tua salute e apprezza le comodità della tua vita. È un giorno per sentirsi pienamente vivo. Per lei, passato un malanno che vi aveva disturbate parecchio, finiti anche i test clinici di routine, vi guardate allo specchio con piacere e serenità, bellezza e benessere, i vostri due gemelli inseparabili. Per lui, in viaggio per lavoro con un paio di colleghi, ma se capita l'occasione di vedere quella tale. Lei già conosciuta sul posto ci si mette d'accordo, loro vi coprono quel paio d'ore. Voi garantirete presenza in altri frangenti. Colore delle emozioni, azzurro cielo. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 10. Finanze, 9. Benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.